Ed eccoci arrivati nella prossima zona. La missione Duo 8 Days è bloccata, disponibile, distruggendo il centro di comando, che è da questa parte. D'accordo. Certo, guarda com'è partito all'improvviso. Furbo lui, eh. Ecco qua. E salutiamo il centro di comando mobile. Pum! Quanto tempo ci hai messo, però? Senza praticamente aver combattuto, solamente... Pum! Tutti buttati a terra. Prendiamo i frammenti. Ecco fatto. Grazie. Già che ci siamo, mi libero anche delle telecamere. Prendiamoci anche questi frammenti. Uno e due. Tu sei intelligente che ti arrendi. Bravissimo. E con questi ultimi quattro frammenti facciamo assorbimento del fumo, esplosione, ci rimane un frammento che non ci serve a nulla per il momento. Posso fare la missione o ci sono i nemici? Possiamo fare la missione. Ehi, Vai. Hank. Stavo pensando, ragazzo, quando mi hai inseguito su quei palazzi con gli elicotteri e tutto il resto. Sì, senti, mi spiace per quello. No, dicevo, è lampante che sai il fatto tuo con i poteri di fumo che ti ho passato. Sì. Beh, non è che li E ho ho bisogno usati, anche di eh. un'altra cosa. Sei riuscito a fuggire dalla sua torre? Come hai superato quelle barriere elettrificate? C'è un trasformatore su un tetto dalla parte opposta. Devi disattivarlo, ma non sarà una passeggiata. Ha fatto blindare qualcosa e ci ha messo di guardia mezzo tubi. Beh, forse se collaboriamo. Ehi, la mia specialità è evadere da quei posti, non ficcarmici dentro. Abbiamo tutti un buon motivo per cercare Augustin. Ha fatto qualcosa a entrambi. Ma dobbiamo agire secondo le nostre regole, non le sue. Attiviamo la porta a Esatto. quella fortezza. Solo così avremo una possibilità. Qualche idea? Conosci i due ragazzi che erano con me sul trasporto blindato? C'è Eugene. Credo. Comunque, il TUP li ha presi. Cosa? Notizia fresca, ecco cos'era il casino lì prima. Avrà deciso di ammanettarli per compensare la mia fuga. Li ha fatti portare sulla grossa piattaforma ricemento che il TUP ha costruito fra le due isole. Dobbiamo aiutarli. Ok, c'è un molo di fronte a quella piattaforma. Troviamoci lì dopo il tramonto. Ci vediamo lì. Va bene, ci vediamo dopo. Reggie, Eugene e Fetch. Sì, ho saputo. E anche io abbiamo elaborato un piano per attaccare l'isola, fare fuori i DUP di guardia e... Delsin, ci ho pensato su. Negli ultimi tempi sono già morte troppe persone. Persone normali. Normali? Merda! Cioè, Reggie, non dobbiamo allarmarci, no? Non me la sento di causare altre vittime. Solo per aiutarti a liberare due bioterroristi. Io sono un poliziotto, queste cose le devo impedire. Senti, chiamami quando sarà finita, così torneremo a Solmon Bay. Ah, beh, Delsin, certo. occhi aperti con Hank. Non mi fido di lui. E chi si fida di Hank? No, volevo prendere i frammenti. Vabbè. Vediamo questo timelapse col tempo che cambia. Reggie, ma che ci fai qui? Senti, quelle sono persone e hanno bisogno. Non Bravo! turisti o Finalmente computer. l'ha capito. Persone. Grazie. E grazie di essere qui io. Che ci fa qui lo sbirro? È mio fratello, ok? È venuto per me. Cosa hai in mente? Ho dato un'occhiata. Il punto migliore è il molo sul retro, da meno nell'occhio. Voi potreste sfruttare il vostro dono del fumo Grazie. e attirarli sul davanti. Io entro Grazie. con la barca durante il diversivo. Perché vai prima tu? Perché sono un poliziotto e se mi procuro una barca è legale. Se ne rubi una tu, ti sbatto col culo al fresco. Oh, fa sul serio. Fidati. Sì, Ci vediamo dentro allora. Giusto? Reggie comunque è vediamo bravo, dentro. perché tiene testa a tutta la Occhi aperti, situazione, ok? sempre. Senza Ascolta, cazzi né andiamo mazzi. lì e iniziamo a fare casino. Augustin verrà di corsa. Andiamo, so come arrivare all'isola senza essere visti. Cos'è D'accordo. successo? Ho visto Augustin ucciderti. Tu hai visto che vi catturava? Tutto qui. C'è una bella differenza. Dovevi portare questo grosso errore. Buffo. Ha detto la stessa cosa di te. Duh.
Vi siete simpatici a vicenda, immagino, eh? Ci infiliamo qui, dovremmo sbucare nel bel mezzo di quell'affare. Ehi, ne sei sicuro? Ero chiuso nella torre, ne ho viste di cose. Un'altra cosa. Laggiù c'è anche uno di quei droni, quei cosi da cui prendi i poteri. Tu come lo sai? Non sarebbe male assorbire un'altra abilità prima di incontrare Augustin. Andiamo. Eh certo, come no? Merda, che male. Vabbè. Ok, ecco il piano. Distruggiamo quei pilastri, loro sentono il baccano e scendono a vedere che succede. A quel punto li facciamo fuori e arriva Augustin. Sarà una cosa veloce. Questo cemento è davvero spesso. Ma dovremmo unire le forze per generare una scossa abbastanza potente. Facciamo un tentativo. Era da un po' che non usavo i poteri del fumo, eh. Vieni qua. Bravo, che devo ricaricare tutta quanta la barra. Ah, pensavo, scusami, volessi far rompere i pilastri. Andiamo, forza. Ah no, aspetta. Sono scemo, siamo andati un po' troppo avanti, vero? Ecco, appunto. Dai. Che ti dicevo? Scusa, non mi fidavo di te. Liscio come l'olio. Sì, certo. Kaboom. E via in acqua. A terra? Sì, a terra, perfetto. Dai, il prossimo. Dai. Oh, non ci credo, li stiamo rompendo. Risparmiane per il DUP. Il colpo potenziato un po' alla shotgun è forse uno degli attacchi questo più utili di Hank. Questo è per caso che il bastardo. Questi DUP sono tremendi. A chi lo dici? Mentre tu facevi l'insaccato dentro il cemento, chi è che li combatteva? Non so dove sono finito. Ok, rieccoci in carreggiata. Sì, sì, forse solo per il contatto visivo che hai perso. Tra un po' avrei perso anche la capacità di rialzarti. Ce n'è ancora uno qui? Sì. Sì, trovato. E tu atterrato. Tizio col minigun. Se avessimo gli altri poteri la faremmo molto più facile questa. Ecco fatto. Kaboom. È ancora vivo? Sì che è ancora vivo. Mancato. Ti insegno io a infastidirmi. Morto? Aspetta, aspetta, aspetta. Bravo, scappa. Perfetto. Ti piacerebbe, sì, vai giù, bello. Ecco qua. Devo atterrarne ancora qualcuno. Cavolo, ho finito. Mi serve del fumo. E questo è solo l'inizio. Ecco qua. Non dovrei dirlo troppo forte, mi serve del fumo prima che appare qualcuno con una chianga e me la vende. Mamma mia. Che brutta gente che girava nel periodo scolastico. Ecco fatto. Dunque, distruggiamo anche questa qui. Dai, Hank. Bravo. Uniti nessuno ci fermerà. Dovremmo certo, per fermare migliori un... amichetti siete. Questo è per Carton Kay, bastardo! Ecco qua, calmo, calmo, calmo. Kaboom! Un po' troppo gente oggi, eh? Atterrato! E basta un po', su... E tu vai di sotto. Vieni qua. È atterrato. Dunque, prossimo pilastro. Sì, tanto adesso non me ne frega niente del cecchino visto quanto siamo lontani. Qui, qui, Hank. Hanky, vieni bello.
Ah, niente, dobbiamo ucciderlo per forza. Ecco fatto. Così Hank è più tranquillo. Distruggiamo la colonna? Dai, Hank, però. Quanto sei lento, mamma mia. Potere. Senti, come facevi a... Svelto, sarà qui da un momento all'altro. Corri qui, vediamo che poteri ottieni. Mamma mia, Hank. Sei talmente anti-sgamo, veramente. Che c'è? Non ti fidi più di me? Non lo so, qualcosa non va. È meglio se chiamo Reggie. Ah! Harry, non mi hai delusa stavolta. Ho fatto come volevi, ora fai come promesso. Figlio di puttana, mi fidavo di te! Mai fidarsi di un criminale. E c'ha ragione. Per andare giuste giuste, ma non si sa mai. Dio mio. Quando mio fratello scoprirà cosa hai fatto, vedrai che ti farà. Mi farà cosa? Kadaboom! Questo ti fa. M'hai mancato d'un soffio! Già, così impari a spararmi addosso con gli angeli. Dai, alzati! Vieni qui che ti tolgo le manette. Ce l'aveva ancora qui sta situazione. Di qua, ti copro! Trova il modo per raggiungere Reggie. Il problema è che... Reggie è ancora viva. In teoria... E io non posso usare i miei poteri con questa merda di cemento addosso! Ma non è vero! Perché tu era potresti comunque... Che ci ha tirati per farci uccidere da Augustine! Tu potresti fare lo scatto e tutto il resto, non puoi sparare tutto quanto, ok? Le merde fanno merdate. Avrai anche dei superpoteri, ma non ti farebbe male ascoltare i consigli di tuo fratello, di tanto in tanto. C'hai ragione. Comunque, non è vero che non possiamo usare i poteri, non sono le manette di One Piece che ti tolgono i poteri. Ecco qua. Presto, non posso affrontare Augustin così. Fai presto. Di chi è la colpa, Delsin? Aia. Ecco qua, vai, corri, corri, corri. Ok, sali qua su. Ci provo. Ma c'hai un tizio dietro. Ma proprio dietro di te, fratellone, dai. Dai. Ci penso io. Ci pensi tu, arrivo. Ah no, sono Fetch e Eugene, è vero, è vero. Scusa, non ho più granate. L'ha fatto alla vecchia maniera. Cioè? Appoggia le mani qui. Fermo così. Porca troia! Lo sapevo che era un traditore. Ok, avevi ragione. Se ti avessi ascoltato ora non saremmo qui. Siamo qui, possiamo anche salvare... Oh, ecco fatto! Attenti! Ma dai, ma Fetch l'ho liberata! Basta, fermati! Lascia stare mio fratello, brutta stronza! Oh mio Dio! Reggie! Brutta scena questa, mamma mia! Merda! Reggie! Delsin! Delsin! Guardami! Devi lasciarmi. No, no, ce la faccio, ascoltami, ce la faccio! Non ti devi beccare questo schifo. Cazzo, sono orgoglioso di te. No. Lo sono sempre stato. No. Reggie, no! Ti voglio bene. No! Poveraccio, non se lo merita. Però questo è il punto di svolta di Delsin alla fine. E basta! Dove sei?
bisogno di un altro missile. Assorbilo. Vieni qui. L'hai ucciso. Eh sì, purtroppo. Ferma, ferma, ferma. Presa. Muori. Mi serve ancora del fumo. Allora, vediamo se le altre due si sono ricaricate. No. Bom, perfetto. L'ho allontanata abbastanza. Qui siamo coperti e via. No. Cacchio. Dov'è? Vieni giù. Perché? E ti ammazzo. Qua proprio è diversa l'animazione. È proprio diversa. Aspetta. Assorbi, assorbi. Maledizione. Vabbè. No, cacchio, volevo solo nascondermi sotto. Ecco fatto. Fermo lì tu. Assorbiamo il fumo e via. Kaboom, morto? Sì, direi che è proprio stato vaporizzato. Morto? Ora direi di sì. Addio. Madonna mia, li vaporizziamo proprio. Bastardo? Cioè, allora, capisci in questo momento che a discapito di qualunque karma tu possa avere, Delsin è in uno stato talmente di ira che qualsiasi nemico, buono o cattivo, quello che sia, non importa niente, lui li polverizza tutti. Morto, perfetto. E Augustine è tornata. Sai che in questa fase, tra l'altro, ti impediscono di fare punti karma positivo? Cioè, se tu spari alla testa dei soldati, comunque non prendi il karma. Dai, Delsin, assorbi però il fumo. Porca. Non posso fare niente se... Oh, portamelo qui. Ferma. Vai, 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 vai. Ah, ci ho provato. Ci ho provato perché aveva atterrato lei, non io. Oh, calmo. Fermo lì. Vedi che non ti danno i punti anche se li becchi. Assorbi il fumo. Abbiamo il video. Meglio ancora. Brava, Augustin. Merda.
Ecco fatto. Col video è molto più semplice tirarla giù, eh. Molto, molto più semplice. Aia. Vieni qui. Hai torturato la mia gente. Vero. Cacchio, ci serve ancora del video. Augustin, spara qui per favore. Perfetto. Fermali. Andata. L'hai ucciso. E io ti scaglio contro tutti gli angeli che ho. Bella, eh, la mia abilità, Augustin. Con anche la telecamera che se ne va giù. Qui Kurt Wyatt, in diretta dal luogo in cui si è svolto il recente scontro tra il DUP e un manipolo di bioterroristi. Manipolo, come uno vedete, era. I resti della gigantesca struttura che ha ospitato la battaglia sono sprofondati nello stretto di Puget. L'unica sopravvissuta, secondo i testimoni, è il capo del DUP, Brooke Augustin, avvistata mentre tornava all'interno della torre di cemento adibita a quartier generale dopo l'arrivo del DUP di 2 settimane fa. Per ora i nostri tentativi di contattare la Augustin non hanno dato esito. Ed è di pochi istanti fa la notizia che alcuni cittadini hanno manifestato a supporto del DUP con la richiesta di porre fine alla rivolta dei Seattle con ogni mezzo possibile. Per US TV News, qui Kurt Wyatt, in diretta da Seattle. Tan 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 tan.